Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questi giorni, anzi queste settimane, non ho potuto pubblicare, uno perché non ho avuto tempo, ma soprattutto perché c'ho la gomma posteriore proprio finish. Non c'è più la carcassa, c'è scritto The End adesso, e quindi stiamo andando a cambiarla perché è proprio finita, finita. Stiamo andando a Vallelunga a The Bike a cambiare la gomma. Abbiamo preso le Pirelli Rosso 4, così le proviamo e vediamo come vanno ste gommette. Eccoci ragazzi, siamo quasi arrivati a Vallelunga e andiamo a cambiare le scarpette a mia. Abbiamo preso le Rosso Pirelli Rosso 4 perché le 3 purtroppo sono fuori produzione già. Uno non fa in tempo a provare una gomma e già sono fuori produzione. E vabbè, anche perché con queste mi ci sono trovato benissimo, ci ho fatto un sacco di chilometri, mi ci sono trovato bene, quindi non costano, oddio, mo le 4 300 euro al treno le trovo, però io queste qua le avevo pagate 200 il treno, le 3, le Rosso 3, quindi capite bene, 100 euro di differenza, butteli via. E tanto eccoci, siamo arrivati a Vallelunga. Tra l'altro ne vorrei anche prendere una tuta, visto che c'ho Vallelunga vicino casa. Che fai? Non ci vai a correre a Vallelunga? Solo che senza tuta non si può, quindi vorrei prendere anche una tuta e almeno una volta ci voglio andare in pista, cazzo, cioè tanto non è che devo fare il tempo record, mi fotte sega a me, per divertirsi, raga. Tra l'altro qui è dove ho fatto l'esame per la patente, per la moto, tra l'altro. Quindi ragazzi, alla fine non abbiamo messo più le Rosso 4, ma le Rosso Corsa 4. E adesso vediamo un po' come vanno queste bimbe. Gomma nuova. Pressioni ci ha detto di utilizzare 2-3, 2-3, e quando invece va in 2 dietro 2-5 anziché 2-3. Facciamo un po' scaldare le gomme. Come sempre, gomme nuove. Mi ha detto che adesso la cera non si utilizza più, però comunque bisogna sempre
stare un po' accorti, soprattutto i primi chilometri. E niente ragazzi, io direi che ci vediamo tra un par di centinaia di chilometri, che così le provo per bene e vi do un feedback rispetto alle... Beh, ovviamente sicuramente saranno migliori perché le altre erano rosso 3, queste sono rosso corsa 4, quindi sicuramente c'è uno step, però vediamo come mi ci trovo. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, con il rombo di Mia vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!